sappiamo che nell'episodio 70, parte 3 degli schemi di Twilight, il Dark Speakerman è morto! Ma cosa sarebbe accaduto se fosse rimasto in vita? Ci arriveremo dopo, perché adesso torniamo un attimo indietro nel tempo, nell'episodio 69, parte 1, per rinfrescarci un po' la memoria, perché in questo episodio succedevano delle cose veramente molto strane. Non so se ve lo ricordate, ma ci fu un combattimento estremo tra cameraman e Skibidi, e un sacco di cameraman sono morti! Proprio in questo momento, quando questa sorta di Skibidi Toilet mutante è arrivato, è iniziato ad ammazzare un cameraman, poi viene comunque colpito, ma non è abbastanza! Ok, gli arriva una coltellata in testa, lo ammazzano forse, ma quel povero cameraman intanto è morto. Stanno arrivando tanti altri e sta per succedere una strage. Per fortuna riescono a chiudere tutte quante le porte. C'è il signor Skibidi Jackson là dietro, mentre qua ci sono questi due amici che ballano. Solo che poi arriva, fa esplodere tutto e molti di loro muoiono. Eh sì raga, fa letteralmente una strage. Non so quanti li ha ammazzati, ma almeno una decina sicuro. Ma adesso vediamo cosa sarebbe accaduto se fossero rimasti tutti quanti in vita. Ok, sono esattamente nella scena di prima. Ci sono i due speakerman ed è arrivato lo Skibidi Jackson. Solo che a questo punto arriva uomo telecamera con un bazooka che forse riesce a fermarlo. Protegge tutti quanti gli altri cameraman che se ne scappano via. E come vedete nessuno muore. È lo stesso episodio ma con tutta la squadra che riesce a sopravvivere. Non ci posso credere. Oddio, si è preso anche il cameraman e stanno scappando via. Lui arriva, vuole spaccare tutto, ma grazie alla mega bombona esplosiva non è riuscito ad ammazzare nessuno. E gli fa un dito medio clamoroso. Suka, in questo multiverso non sei riuscito ad avere la meglio. E loro, diciamo, molto preoccupati, gli fanno un ok. Mentre come vedete qui i due si danno la mano, proprio l'esatto opposto di quello che accade nell'episodio reale, dove letteralmente lo prende a pugni perché si è arrabbiato per la morte dei suoi amici. Siamo adesso tornati nell'episodio 57. Ve lo ricordate? Quando il Titan Speakerman era ancora in infettato degli Skibidi. Questo è l'episodio originale dove i due combattono. Ci ricordiamo che si attaccano a vicenda. Non mi ricordo chi vince però. Arriva un G-Man che spara di laser attorno al Titan Cameraman. Raga, io questi episodi vecchi, raga, mi sono dimenticato come vanno a finire. Ok, il Titan Speakerman. Oddio, ok. Lì c'è un cameraman che riesce, ok, prova a liberarlo dall'infezione, non ci riesce, viene neutralizzato completamente. Poi arriva uno Skibidi, azzanna il cameraman, ma non si fa, non gliene frega proprio niente a lui in realtà. Lo prende, lo schiatta e lo scarica via. Vogliono glitcharlo, ma lui non si fa glitchare. Lo prende e lo schiatta anche lui. E poi torna sto dannato Speakerman Titan. Attenzione però, c'è una camera woman che forse gli stacca l'infezione. Esatto, proprio così. Questo è stato l'episodio in cui il Titan Speakerman non è stato più infetto. Infatti qua gli leva il glitch toilet e lui torna normale. Ma cosa sarebbe accaduto se invece di guarire il Titan Speakerman, il Titan Cameraman fosse infettato anche lui? Qua sta arrivando lo skip di elicottero da dietro. Il Titan Speakerman lo ha acchiappato e gli ha attaccato il glitch. Ora anche lui è infetto, non ci posso credere. Oddio, si gira e si sono alleati adesso. Cioè, vi immaginate, raga, lui non arriva a spaccare tutto perché ora sono tutti quanti nello stesso team. Ma vi immaginate una fine del genere, ragazzi? Assurdo, perché loro adesso, oh no, fa un pollice in giù. Cosa vuole fare? Vuole ammazzare sto povero cameraman? No! Sarebbe stato orribile, tutta la storia sarebbe cambiata. Meno male che è andato nel verso giusto. Siamo adesso arrivati all'episodio 60. Dopo di questo torneremo agli episodi più recenti. Ci ricordiamo di questo G-Man che era un fake G-Man, ma poi è arrivato lo scienziato che adesso ha fatto una brutta fine. Godo, cioè era da un sacco di tempo che ci stava rompendo sto maledetto scienziato. E qui lui lo ha salvato ed è tutto a posto. Ma se invece non fosse riuscito a sopravvivere, vediamo che qui sta venendo attaccato e boom!
raga, è morto completamente. Scoprono che è effettivamente un robot, perché è un fake G-Man, non è vero. E ora arriva comunque lo scientist toilet. Ok, è esploso, penso proprio sia arrivato. Eccolo qua, con un'arma diversa. Ma ora che lui è morto, loro stanno comunicando in qualche modo, nella lingua schibidese. È arrivato quello lì, credo sia il vero G-Man. Ok. È arrabbiato perché il suo clone è morto, ma anche lo scienziato è arrabbiato. E infatti ci spappola via. Spappola tutto il televisore e non arriva neanche la comunicazione ai cameraman. Ok, abbiamo capito di cosa parla questo video. Come sarebbero cambiate le cose? Sì, va bene, lo stiamo vedendo però nel passato. Ma negli episodi recenti invece? Siamo nell'episodio 70 parte 1. Vi ricordate questa scena? Il Titan Speaker me ne stava facendo piazza pulita di tutti quanti gli schividi. E a breve sta per arrivare una grossa minaccia. Potrebbe sembrare lui, Toons, Toons, Toons. Ma ovviamente non è lui, ce lo ricordiamo tutti quanti benissimo. È l'upgraded Astro Toilet. Non mi ricordo però come finisce, se riescono a sconfiggerlo oppure no. Beh, lui è davvero potente, prende i colpi del cameraman, tutti quanti i raggi li prende e li rilancia. Ok, il TV-Man incazzatissimo lo vuole fare fuori. Non mi ricordo però se effettivamente combattono oppure no. Mi sa che adesso gli arriva la spadata da dietro. E infatti sì, però lui riesce a prevederla, gliela butta addosso e scappa via. Ha fatto capire di essere veramente forte. Ma cosa sarebbe accaduto se in realtà poi fosse morto? Lui era qui tranquillo che chillava. Gli sta per arrivare la spadata da dietro, ma questa volta non se ne accorge e gli stacca un braccio. Gli arriva poi un altro colpo che poi gli viene rilanciato addosso. Il potere ce l'ha sempre, ma adesso ha un braccio in meno. Questo vuol dire che se lo attaccano tutti e tre insieme non può mai liberarsi. Vediamo, vediamo se ci arrivano effettivamente. Il TV-Man stacca i televisori, poi ti fa una faccina strana e... ok, lo bloccano completamente. Riesce a liberarsi con un braccio e lo butta via. Però nel frattempo gli arriva un raggio in faccia. È arrabbiato nero e ora con un braccio in meno è molto più facile. Stacca il televisore più grosso per poi... cosa fa? Cosa sta facendo? Gli arriva davanti, lo blocca e a questo punto gli taglia la testa. Wow! Ti fa la Roblox face, lo ammazza, gli fanno l'applauso, glielo farei anche io. Lascia like e iscriviti al canale per questa grande giocata del Titan TV-Man. Tanti pollicioni e una grande esplosione, perché poi arrivano loro, che nell'episodio reale non arrivano. Quindi forse è meglio che non sia morto. E ora eccoci alla parte che tutti stavamo aspettando. Il Dark Speaker Man nell'ultimo episodio è morto. E a me è dispiaciuto tantissimo, vi devo dire la verità. Ma andiamo nel multiverso in cui tutto ciò non è accaduto. Eccoci nella parte 3. Appena è stata glitchata la porta, lo scienziato non scappava più via. Hanno glitchato lo scienziato, in teoria adesso dovrebbe liberarsi, cacciare un laser. Ok, me lo ricordavo bene. Inizia a spararlo tutto quanto intorno e tra poco dovrebbe attaccarlo proprio lui e non dovrebbe morire. Vediamo come va a sopravvivere questa volta. Ok, non si è fatto niente, non è riuscito a prenderlo e buttarlo via. È rimasto in vita. Lui gli dà la mano e lo fa rialzare. Che grande. E ora però, oddio, ha liberato un altro raggio, però il problema è che non ci vede più niente, è diventato cieco. E quindi sta sparando a caso nella speranza di colpirli. Peccato che sta sbagliando completamente tutto. Ok, gli lancia lo stracesi spinato. Inizia a spararlo in faccia in una maniera brutale. E lo ammazzano proprio. E ad ammazzarlo forse è proprio lui, il Dark Speaker Man. Però aspettate, perché riesce comunque ad aprire il passaggio sotto per il coso gigante? Schibidi Toilet Zombie Universe! No, no, aspettate un attimo! Ma quanti universi stanno nascendo degli Schibidi Toilet? Ora ci sono anche gli zombie! Quando l'ho letto non vi posso nascondere che ero curiosissimo di vederlo! E infatti eccoci qua! Allora, tutta la città sta andando in fiamme. Ci sono vari cameraman e vari Schibidi Toilet che stanno scappando da chi? Oddio!
Ma quello lì è uno schema di Toilet Jason di venerdì 13. La maschera è quella, è proprio lui. State vedendo qui l'immagine di Jason, ragazzi. Ditemi se non è lui. Vabbè, ma lo conoscete tutti, dai. Vediamo un po'. Ok. Ma anche lui è morto, quindi vuol dire che... Oddio! Oddio mio! Ma questo qui... È veramente inquietante, ragazzi. Questo qui, ok, ne abbiamo visti di schemi di toilette nella nostra vita, ma questo qui è davvero inquietante. È tutto scheletrico, ma in realtà è anche mezzo sciolto, come se qualche acido strano l'avesse ucciso. Sta mordendo un cameraman e, oddio, gli sta facendo uno strano effetto. No, ragazzi, l'ha infettato. L'ha infettato. Non ci posso credere. Ma che salto ho fatto? Oddio, questo è l'universo zombie! È un nuovo virus zombiano! Sta infettando tutti i cameraman, schemi di toilet! Penso che a questo punto si dovranno coalizzare tutti quanti schemi di cameraman per sconfiggere i zombie! Uno zombie cimen gigante! Mi sembra un po' eccessivo, mi sembra un po' eccessivo. Virus 19 ha un nome un po', diciamo, familiare. Non fatemi ricordare dei brutti momenti, ok? Virus 19, zombie virus. Per fortuna quello che abbiamo avuto nella vita reale non ci trasformava in zombie. Ok, Gun X18. No, ragazzi, sono inquietantissimi. Ma poi è una mia impressione o sono più forti degli schemi normali? Vabbè, questo lo spara come se poi sparandolo migliorasse la situazione. No! No! Siamo nella bocca! Che schifo! Oddio! Oddio! Uno Spiegerman! Ci ha salvati! Oh, è stato ingurgitato. Mi dispiace veramente molto. Sono dispiaciutissimo. Poi non solo che uno zombie, ma gli hanno dato anche queste seghe roteanti incredibili. Mamma mia, fermi tutti. Mamma mia, come sei brutto! Dovresti farti una visita dal dentista, cavolo! Mi sta facendo urlare nonostante io non abbia la voce. Come vedete ha un occhio rosso. E poi qui c'è un altro strano dispositivo collegato. Però sei veramente orribile, fattilo dire. Tra l'altro ho visto che c'è anche delle casse attaccate. No! Questo è uno scherzo! Oddio! C'è uno scudo! Ma siamo stati teletrasportati? Chi era quello? No, fermi! Fermi, voglio capire chi è quello lì sopra. Mi sembra essere una sorta di Speakerman. Quello lì, no, oddio, aspettate. Quello lì, non lo riconosco. È uno nuovo? È uno che esiste solo in questo multiverso? Beh, da quello che vedo ha una linea. Mi sembra tipo una soundbar. Non vorrei dire stupidaggini, ma potrebbe esserlo tranquillamente. E in mano c'ha un'ascia di battaglia. Però ha dei poteri anche molto più grandi, dato che ci ha teletrasportato a noi e ci ha anche dato uno scudo protettivo. Grazie, amore mio. E infatti sparisce nell'ombra. E dove va? Oh, ok. Ci siamo rifugiati in un laboratorio segreto. Oddio, non è un laboratorio, è come una sorta di prigione dove tutti stanno evadendo. Ma tutti chi? Gli zombie! Non entrare qui dentro! Oh, wow, 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 fermati lontano da me! E niente, li abbiamo risvegliati. Mamma mia, ragazzi, sono aggressivissimi. Questo addirittura c'è una linguaiola. Raga, questo mi sa che è uno stato ben avanzato. Se quello di prima aveva bisogno del dentista, questo ha proprio bisogno di un chirurgo che gli ricostruisce la bocca. Ma a questo punto io credo non ci sia più speranza per lui. Mamma mia, ragazzi, ci sta l'uomo che le spara, ma mi sa che non è abbastanza. Oddio, ma ti puzza proprio. Mamma mia, oddio, uno schema di pelato. Fermi tutti! Stanno coalizzando! Vedete? Avevo ragione io! Gli schemi di toilet insieme ai cameraman ora stanno coalizzando! Per sconfiggere gli zombie che nonostante vengono sconfitti poi rinascono! Eh sì, raga, perché gli zombie vengono uccisi soltanto se sparati alla testa! Che cos'era quello? Ho visto un qualcosa di veramente veloce e potente qui fuori. Ma chi è? Che cos'è questo coso? Uno Speakerman! Andiamo via, grazie! No, 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 no! Stanno arrivando quelli da fuori! Ok, bravo! Ma no, mamma, mi sembra un po' esagerato mandarlo a quel paese. Allora, caro schifo di pelato, ti chiamerò Johnny. Per chi capisce, capisce. Ok. Mamma mia, è qui sotto, è sceso! Ma l'ha spaccato lui il pavimento. Ma non scendere! Oddio!
Ragazzi, gli si muove il corpo, ma... era un travestimento! Cioè, non era davvero così! Oh mio Dio! Guardate, in realtà quelli erano solo dei vestiti! Il suo corpo è tutto... tutto zombificato! Ma c'ha dei coltelli impizzati nella testa! Ma com'è possibile? Cioè, questo non muore nemmeno se è colpito la testa, a quanto pare! E come fai a sconfiggerlo? Oddio! Ok, per fortuna non mi sembra che abbia una buona mira. Sparalo, sparalo che... oh, la madonna, c'ha pure una mitraglia. Scappate, dovete scappare per forza. È l'unica cosa che potete fare. Non lo so, barricatevi in qualche porta. Qui non c'è nulla per chiudere, sì che c'è qualcosa. Bene, ma non so perché, ma credo possa spaccare tutto. Oddio. Eh sì, ragazzi, è proprio uno Spiderman. E qui... no, ma sono ovunque. Ma sono ovunque. Oh cavolo, sono in un panino. No! Ma? Una navicella dall'alto! Ha spaccato tutto! E lo ha schiacciato! Grandissima! Bene, bene, ok. Caro Johnny, che attiva l'accesso per entrare in questo laboratorio, che però lo vedo un po' a soqquadro. Un po' distrutto questo laboratorio, ma leggiamo qui sul muro che cosa c'è scritto. They are here, loro sono qui, penso intenda proprio gli zombie. Raga, sono un pericolo troppo grande, sono il male peggiore. X18, questa dovrebbe essere un'arma. Esatto, è quella che abbiamo letto prima. Questa dovrebbe essere l'arma che riesce a sconfiggere gli zombie, in teoria. Speriamo funzioni. Ha attivato un file e ci fa vedere un video. Oddio, uno schema di scienziato! Cosa sta facendo? Non mi dire, qui è dove è nato il virus zombie! No ragazzi, è colpa sua! Praticamente sta venendo... ecco qua, guardalo lì dietro, fermato proprio nel momento peggiore. Lui stava facendo un esperimento, ha iniettato questo virus nel camera per chissà per fare quale cosa... ma non è andata per niente bene. È diventato uno zombie. Ha iniettato lo scienziato. E poi lì c'è stata una pandemia vera e propria. Tutti quanti sono andati a peggiorare. Sono diventati tutti zombie. Ecco come è nato tutto. Ed è nato proprio qui dentro. Per colpa di questa USB. E ora? E ora sapete che non ho idea. Ok, ok, forse. Sì, l'arma funziona. Dai, spara anche lui. Spara anche lui che prima o poi deve cadere. Oddio. Grande fra! La madonna, sì, finalmente ci siamo! Sono arrivati un po' di soccorsi! Questo qui è una sorta di uomo calamita, che però non è una calamita ma dei raggi. E chi è questo? Ma è il corvo della peste! La peste nera! La peste zombie! Oh mio Dio, quante cose pestifere! Ma che ci fa qua? Ma non è che può darci una mano? Non credo. Non credo proprio, però sicuramente con questa peste non è per niente triste. Sali a bordo della navicella. E qua ci sono altre persone che si sono equalizzate. Persone poi, cameraman e schipidi. Mi fa veramente molto strano vederli insieme. Oh no, lì sotto sta sbranando una persona. Attenzione, la base è in zona di attacco. Spostare con urgenza l'arma X18. E beh, per fortuna loro l'hanno recuperata. Non dovrebbe essere più là dentro, spero. Intanto uomo calamita raggi laser, bam bam bam. Oddio, il corvo della peste. Cosa fa? Cosa fa con questo sguardo? Gli dice vieni qua. Lo ha tipo ipnotizzato? No, ok, non l'ho ipnotizzato. Lui ha provato ad attaccarlo, ma quanto è forte. Ragazzi, lo ha annientato. Lo ha disintegrato. Ma devo capire se adesso è dalla parte degli zombie. A quanto pare sì. Cosa ha detto? Non ne ho idea. Ragazzi, non lo so. Sarà veramente dura riuscire a sconfiggere tutti quanti. Sono troppo forti. E poi... Sono infettati. Cioè, appena li tocchi potresti essere in pericolo. Potresti essere infettato anche tu. Cosa stanno facendo? Stanno attivando un potenziamento per l'arma X18. Forse è un potenziamento definitivo. Oddio, è crollato tutto. Oh no, questa mi sa che non era previsto. E mi sa proprio che adesso... ai ai ai, mi sa che questa è opera dell'uomo della peste. Oh no. No, lo schema di raggio, quello di prima, che adesso è diventato con i raggi rossi. E per colpa della peste era infettato anche lui. E giustamente ora che è infettato è ancora più potente. E lì c'è l'arma X18.
Meno male che non l'ha persa. Usala prima che è troppo tardi. Dov'è? Eccolo! Sparalo! Oddio! Gli abbiamo tolto un braccio. Bene, però ci ha visto. Oh, madonna, raga, ma è velocissimo. Cioè, è praticamente invisibile. No, non mi dire. Si è scaricata. Ma come cavolo è possibile? L'ho usato una volta. Oh, no. No! Madonna, ci ha lanciato la macchina. Mi sembra esagerato. No, 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 no. È esploso. Chi è stato? Un Titan Upgraded G-Man. Incredibile. È arrivato in nostro soccorso. Ma c'è qualcun altro. Lo scienziato Titan. Oh, cavolo. Questo è lo scienziato, quello là zombie. E adesso c'è un super fight. Zombie contro non zombie. E chi vince adesso? Oddio, qui c'è uomo trapano. Non capisco. Lo sta prendendo. Però c'è la peste. La peste che sta arrivando. E dietro c'è quello di prima. Quello che abbiamo visto prima, ragazzi. Lui è quel tizio che sembrava una soundbar. Ma non so se è davvero una soundbar. Però se lo guardiamo bene, lui secondo me è l'unico che potrà sconfiggere la peste. E che infatti da lontano la stava osservando. Chissà che cos'è. Scrivete qui sotto nei commenti secondo voi che cosa c'ha in testa. Nel frattempo dall'altra parte della città c'è un altro gigante a cui bisogna stare attenti. Oddio, hanno anche loro un'arma. Non so se è la X18, non credo. Però, oddio, questo qui è un tipo di Spider-Man diverso. Che tra l'altro hanno anche il jetpack. Mamma mia, che cos'è quella roba? Cosa sono quelle robe? Sono gigantesche. Oh! Ragazzi, è inquietantissimo. Ci ha mangiati. Ci ha mangiati. E qui c'è un cesso con un jetpack. Ma cosa c'è lì dentro? Una banana. Perché c'è una banana lì dentro? Ok, si è messo la copertura per il raggio TV. E lì c'è un tipo che corre. Sarà da fuck boom? Non lo so. Ma qui davanti. Oh! Oddio! Uno Spider-Man gigante mutante! E ormai chiamarlo Spider-Man è un po' strano. È uno Spider Monster! Che se ne vola via così! E che altro è? Oh, no, no, ragazzi, questo è inquietantissimo. È orribile, è orribile. È talmente potente che non si riesce nemmeno a sentire il suo urlo. Va proprio oltre ogni tipo di percezione. Qua ogni carro armato è praticamente distrutto. Non c'è niente da fare. Lì ce n'è uno che sembra essere non infetto. Ma dobbiamo comunque nasconderci. Non sappiamo che cosa potrebbe fare. Quale potrebbe essere la sua reazione. Ok, ora spero vivamente ci possa dare una mano. No, basta urlarmi in faccia. Però è assurdo perché urla solo ma non ti ammazza. Cioè, perché non mi ammazza, a me va bene. Sempre un cesso con una banana. Ma perché hanno le banane? Oddio, cos'è uscito qua dentro? Ma che cavolo. Ok, non mi farò domande. Stanno entrando in una zona di lockdown. Uè! Chi è questo? Ci sono tutti mostri nuovi. Nemmeno questa super arma, che ormai è andata un attimo a quel paese. E c'è sempre lui. Adesso ci tirerà il suo solito urlo. Io già lo so. Ecco qua. Ecco qua, adesso mi si bugga tutto. Però c'è un'esplosione. Ok, un camera helicopter potrebbe aiutarci. E lì c'è una freccia. Dove ci vuole portare? Oddio, l'ha mezzo sorsellato. Non mi dire, lo ha davvero sconfitto? Ma com'è possibile? Uno così grosso ti fa sconfiggere da un colpo così stupido? E poi non è stupido. Ed eccoci qua, dentro la zona di lockdown, con dei cameraman un po' diversi. Hanno la videocamera in 4K addirittura. E questi sono belli cazzuti. Ci dà una valigetta. Cosa c'è in questa valigetta? Un'arma, secondo me. Un'arma veramente potente. Aprila. Oh, ci ho ingarrato. Quest'arma non so voi, credo spari laser. E forse è arrivato proprio il momento di utilizzarla, perché qui qualcuno sta facendo dei danni. No, questo qua ci ammazza tutti. Fermatelo. L'arma è servita davvero. Però c'è stato un errore di sistema. Non ha colpito solo lui, ma ha colpito un po' tutti.
E beh, mi sa che è andato tutto in fiamme. E qua? Ci sta per essere un altro super fight! E mi hanno detto, non so se è davvero così, lo voglio scoprire insieme a voi, che oltre ad esserci personaggi assurdi, potenzialmente incredibili, tipo già qua sto vedendo un Titan Speakerman con una sorta di armatura. Ok, questo nella serie principale non c'è e mi sta gasando veramente tanto. C'è un combattimento davvero fuori di testa. Ma a questo punto voglio capire tra chi è questo combattimento, perché so che c'è ma non so tra chi e perché soprattutto. Allora, qui, oddio. Ah, ma lui me lo ricordo, è il Drillman. Avevo già visto dei video su, su questa serie. Sì, 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 mi ricordo. In poche parole, qui ci sono tre titani: il Titan Speakerman, il Titan Drillman e poi, che cavolo è questo? Un mitragliatore. Sono arrivati, oddio, All Titans Defend Clock Base Skill Toilet are going to get with All Might. Ok, tutti i titani, quindi loro, devono difendere la base dell'orologio perché gli schemi toilet la stanno per attaccare. E immagino che la base dell'orologio sia proprio questa, questa sorta di torre dove loro sono arrivati. Infatti io mi ricordo in questa serie ci stavano gli schemi di orologio che tenevano i poteri di fermare il tempo ed erano praticamente il centro della serie. Ma attenzione! Gli schemi di toilet hacker, questa mia nuova, stanno con tutte le loro mani tutte incredibilmente brutte a pigiare sopra i tasti della tastiera. Hanno anche la maschera degli Anonymous. Madre mia quanto sono brutti. Oddio, vorrei sapere che cosa stanno facendo, ma forse è meglio se non lo sappiamo, ragazzi. Se gli schemi di toilet già di base sono così crudeli, figuratevi se poi iniziano a creare sistemi. Questo è tipo un quartier generale dei cameraman. Possiamo vedere i vari cameraman che si allenano, che girano, fanno, si allenano a combattere, fanno tu 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 tu. Infatti guardate lì, si stanno allenando. Poi lì c'è la Miss Drillman, a cui hanno provato a dare delle rose, ma ha preso il palo. Mi dispiace, mi dispiace. Qui addirittura stanno preparando dei drink, ma non so perché, secondo me sta per succedere qualcosa. C'è questo Drillman che chilla, se ne sta qua sopra a prendere il non sole, perché è praticamente notte, vabbè, si sta prendendo l'aria fresca, ma suona un allarme. Chissà che cosa sta a significare questo allarme. Nonostante io non abbia la faccia, lo vedo abbastanza preoccupato. E infatti una nube dalla lontananza arriva e fa partire l'allarme che avvisa tutto il quartiere. Vuol dire che una cosa è abbastanza grave. Oddio, è suonato l'allarme anche al capo Drillman, il Titan, insieme anche agli altri due. Dicono, ehi ehi ehi, aspettate un attimo, c'è del pericolo in città, bisogna aiutarli. E hanno creato i tablet. Hacked by Skibidi, Skibidi, Skibidi. Sono gli Skibidi di prima che hanno creato. Stanno creando tutto. Oddio, speriamo che loro hanno capito la situazione e che adesso vanno in loro soccorso, perché sennò è finita. E infatti tutti i tablet stanno perdendo il segnale. Oh cavolo, adesso gli schiavi con il potere di Hacker stanno entrando nei sistemi dei Titan. Devono muoversi, devono andare via. Ok, lui scava subito sottoterra. Mentre loro, cosa fanno? Gli stai spiegando il piano? Ok, dice, tu rimani qua. Forse è giusto farlo rimanere là. Deve comunque tenere sotto controllo la base dell'orologio. E la madonna! Ma era così tranquilla e serena prima, adesso ci sono palle di fuoco. Stanno distruggendo tutto. Armi, fucili, bombe. È un attacco incredibile. Guardate, lì sono degli schemi di toilet che stanno utilizzando proprio dei trapani per entrare ovunque. Stanno spaccando i muri con delle palle infuocate. Schemi di sega. Madre mia. No ragazzi, si sta spaccando tutto. Già questo è incredibile. Cioè io credo che questa serie sia veramente ai livelli degli schemi di toilet originale. E lui chi è? Un boss schemi di Herobrine. Beh, per chi non conosce Herobrine, lo conoscono tutti, penso. È la creepypasta di Minecraft, quella là con gli occhi bianchi. È proprio lui, guardate. Anche lui ha gli occhi bianchi. La signora Drillman lo vede dalla distanza e decide di andare subito da lui. Lui è il capo di tutto, sta guardando tutto da lontano. Va annientato. Ma dove sono caduti? Oddio, cos'è sta roba? Una torre esplosiva? Non so che cosa ha fatto, ma ha fatto esplodere tutto. Ha fatto un vero casino. Si sta creando una palla magnetica. Ma è un altro schema di... Oh madonna mia ragazzi, ma sti cameraman sono assurdi. Cioè ci sta cameraman Drill, che non abbiamo mai conosciuto e lo stiamo conoscendo adesso. Abbiamo il Drillman
bello grosso corazzato che si fa in palla tipo Sonic e asfalta tutti. Poi ci sono i Drillman con le braccia laterali, come potete vedere qua, che hanno giustamente un potere maggiore rispetto ai Drillman normali. Mentre i poveri cameraman, quelli più tranquilli e classici, beh, per loro non c'è scampo, sono tutti morti per terra. No! È arrivato il Titan Drillman! Finalmente, meno male che c'è lui! Dai, però devi muoverti prima che sia troppo tardi! Oddio! Ma cos'è? Sto schifo di toilet è intrappolato in una prigione attorno alla sua testa? In una gabbia! Ok, veramente strano. Ma qui ci fa vedere... Mamma mia, ragazzi! Se li sono fatti quasi tutti! Oddio! Ma chi è questa? Non sto capendo cosa dice, capiamo. Perfetto, tutti sono stati uccisi, non è rimasta nemmeno più un'anima di libera. Poi se la ride. Ora prepariamo la visuale per la nostra special guest. E io credo che la special guest sia il signor Drillman, che sta arrivando. Non vorrei gli facessero qualche inganno. Ok. Non lo so, però vedo che sta facendo un verso brutto, ragazzi. Sembra tipo un animale, cioè è assurdo. E divenne tutto bianco. Ok, il quartier generale cameraman è stato asfaltato completamente. Ok, sta dicendo. Ok, dice che sta guardando la base e rimane scioccato. E in qualche modo non ho capito che cosa vogliono fare. Mamma mia, raga, che scena inquietante. Sono stati tutti quanti appizzati. Quando vedrà tutti i suoi piccoli, i suoi amici distrutti, lui cadrà in una rabbia repressa, in una disperazione totale. Quello stava morendo, gli stava perdendo la mano, ma non ce l'ha fatta. Oh, cavolo. E se adesso lui si arrabbia, che cosa succede? Oddio, sono curioso, sono scosso. Sta arrivando il cameraman? Sì, il Titan Cameraman. Anche lui ha visto tutta la cosa da dietro e che cosa sta per succedere? Lui si sta avvicinando per consolarlo, ma il Drillman! Cosa? Aspettate un attimo! Il Drillman ha colpito il Titan Cameraman! E questa è la megalotta di cui si stava parlando prima! Oh mio Dio! Le ha fatto i lavaggi del cervello, gli ha fatto credere che sia stata tutta colpa sua, del cameraman! O almeno in qualche modo lui sta sfogando questa sua rabbia contro chiunque gli stia rivolgendo la parola! E il povero cameraman, che vuole soltanto consolarlo, adesso si trova per combatterlo! Cioè lui è accecato! Ha accecato completamente dall'amarezza, dalla disperazione. E ora vuole ammazzare il Titan Cameraman. E si vede che lui è molto più forte. Il cameraman dice: fermo, ma che fai? No! Se lo sta mangiando, ma è riuscito a liberarsi. Si è preso solo un pezzo. Oh mamma mia, raga, ma è incredibile! È una fusione tra Iron Man, un mostro e una trivella. E la Madonna, anche un drago. Ok, lui gli sputa fuoco mentre l'altro ha un laser. Io credo che il fuoco sia molto più potente. Anche perché è un raggio clamoroso. Addirittura prende sto sorto di picconazzo. Sto sorto non si può dire. E lo vuole appizzare. Lo vuole appizzare come sono stati appizzati tutti i suoi simili. Oddio, qualcuno sta parlando. Chi è? Mi sa che è il TV Man, ragazzi, la voce era quella. Vediamo. Il Titan Tipo Man! Era lui! Ora cosa fa? Vuole aiutare il Titan Cameraman? Eh sì che lo vuole aiutare! Lo sta risucchiando dentro i suoi buchi neri! Mamma mia, meno male che è arrivato solo per il Titan Cameraman! Poteva essere davvero la fine! Cosa? Perché c'ha un cubo di Rubik? Mi ha dato il cubo di Rubik in mano, un cubo un po' strano. E a che cosa serve?
lo ha spedito via. E adesso è lui che si unisce alla battaglia. E questa è la vera battaglia finale. Madre mia. Ok, non capiremo mai cosa sta dicendo il TV Man. Ma inizia lo scontro. Mi fa la faccia. Ma cosa vuole fare questo? Ora ci penso io. Oddio, lo colpisce, lo affonda. Ma lui con la sua super spada viola riesce a contrastarlo. Gli taglia un pezzo. Viene colpito, ma non gli fa niente. Caccia un raggio dal petto, potentissimo. Lui si sta ricordando tutti i suoi amici morti e quindi scarica tutta la sua energia per liberarsi. È incazzato nero. Oh madonna mia ragazzi, sta riuscendo a battere anche il Titan Kai e il Titan TV Man. Lo stava per distruggere, lui stacca la testa dal corpo e riescono a muoversi entrambe. Gli taglia un pezzo importantissimo del braccio e da dietro sbuca con la spada, gli taglia un corno. E raga, il TV Man c'ha dei poteri assurdi che nessuno ha. Oddio! Lo colpisce e lo affonda. Lui continua in ogni modo a cercare di controbattere, ma secondo me il TV Man adesso userà qualche sua mossa. Lo aggrappa! Cerca di liberarsi in tutti i modi. Lui gli va vicino, eh? Oh cavolo, ma non me l'aspettavo. È stato colpito il TV Man. Cioè ragazzi, non si riesce a capire chi vincerà mai questa sfida. Ributta di nuovo il suo raggio infuocato. Viene colpito, non riesce a difendersi. Sta per liberare un raggio anche lui, deve controbattere. Io tipo per il cameraman, lui deve riposare. Adesso lui si è preso tutta l'energia e scarica tutto, raddoppiato contro di lui. Lo ha sconfitto. Lo vedo a terra. Ok, ha completamente esaurito le energie. E sta arrivando un esercito di schibidi. No! Era tutta una mossa. Era una mossa per farle distruggere a vicenda e per poi farle attaccare dagli schibidi quando erano già distrutti. Oh mamma mia, è tutta colpa di quella donna. Non so che cavolo è quella, ma sembra davvero una mente diabolica. E ora che cosa si inventa il TV Man? Si teletrasporta via, per forza. Deve andarsene. E ora lascia il Drillman agli schibidi toilet, che nonostante lui abbia colpito il cameraman. Oddio, l'energia ce l'ha ancora. Ebbene, forse si è reso conto che è colpa loro e non del cameraman. Quindi è il momento di spaccarli a sti maledetti. Fai qualcosa di buono. Gli ha intrappolato la Drillman donna. La Drillwoman, non la Drillman. Vabbè, avete capito. È ancora viva. Se la sono tenuta in ostaggio. Ma c'è un messaggio per lui. Distruggi la torre dell'orologio se la vuoi liberare. La torre dell'orologio che loro dovevano proteggere, tutti i titani. E ora lui si trova di fronte a un bivio: proteggere la torre ma abbandonare probabilmente la sua amante, o salvarla ma distruggere la torre. Ora non so bene quale sia l'importanza della torre, ma so che è molto importante. Tiene gli equilibri in atto. E nel frattempo gli schibidi gli hanno attaccato la trivella? No ragazzi, no. Sta andando a distruggere la torre. Non ci credo. Neanche lei lo avrebbe voluto. Infatti è triste. Assurdo. Ecco qua. Lei è... loro sono i capi, no? I cameraman, gli orologi. E stanno vedendo che molti di loro sono terminati. Sono usciti fuori dai giochi. È rimasto solo il tipo Mele che gli sta raccontando la situazione. È critica. Questa è la torre dell'orologio. Eh sì ragazzi, dove tutto c'è, dove c'è la base di chiunque. Lui si è staccato questo orologio, potrebbe servire a qualcosa. Forse dovrebbe tornare indietro nel tempo per salvare tutto. Ma ci riuscirà? Sapete che non lo so? E finisce qua.
Incredibile! Vediamo invece la teoria riguardante l'orologio. È molto difficile capire che cosa sta cercando di dirci il Doom Studio, ma sono qui per spiegarvi prima di tutto. Nel momento in cui il capo dell'orologio punta la mano nella direzione del TV Man, possiamo notare la sua abilità, cioè quella di guardare nel futuro. E questo è molto difficile da notare, dato che essenzialmente non abbiamo visto nulla. Ma il dettaglio importante è che non poteva, cioè lui si è girato prima che glielo dicessero, quindi lui ha captato dal futuro, quindi lui prevede il futuro. Assurdo. Nessuno si è accorto di niente e lui si è girato prima degli altri. Eh sì, ha dato immediatamente l'ordine subito, perché lui ha capito che stava arrivando lui provenendo dal futuro. Sentiamo cosa dice il TV Man. Quella maledetta strega, quella di prima, la donna. Last one inside. Ok. Dice l'unico dentro, non ho capito. La seconda frase, l'ultima all'interno. Ok, scopri che questo orologio contiene una parte necessaria per riparare il serraggio delle note dell'orologio. Perché all'inizio del precedimento l'abbiamo visto come l'orologio che raccoglie queste piccole parti che sembrano delle sorte di ragni, si era rotto e loro devono cercare di aggiustarlo. Ok, quindi si è teletrasportato per trasferire quella parte allo scienziato orologiaio, perché anche lui è lì molto presto, perché è l'unico che può effettivamente aiutarlo a sconfiggere quella maledetta strega. Veramente incredibile. Oddio, ma l'ho pizzato con una spadata che è uscita dalla gola. Ma com'è possibile? Non lo so, però qui abbiamo subito il round numero 2 con uno G-Man gigante che è cambiato. È tornato l'upgraded laser con ben 20 laser, che combatte contro questo qui che è assi di laser ma anche dei razzi. Sembra essere più potente, sembra essere più potente. Gli ha già lanciato uno, ora gli lancio l'altro, ma attenzione, lo distrugge. E ora? E ora sicuramente accenderà quei laser verdi. Secondo me sono veramente molto pericolosi. Oddio! Ha fatto boom? È esploso per sempre? È esploso per sempre. Mi dispiace per lui, ma beh, lui è molto più forte. Ma adesso è arrivato il G-Man TV Titan, che adesso gli sta facendo il suo solito attacco con le televisori. Però con gli occhiali si è protetto. Però lui c'ha anche gli speaker, perché giustamente è un cinema. Con le TV bisogna avere anche le casse. E sembra fare la differenza. È potentissimo. Comunque è stranissimo, raga. Abbiamo sempre visto gli schiavi di Toilet combattere contro i cameraman, ma oggi li vedremo combattere tra di loro. Sono curioso di sapere chi è il più forte. Oh, 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 se la ride così. Mentre quello è per terra, ma è ancora vivo. Ti tira un rutto prepotente. Oddio. Cosa? È ancora vivo! Ha tirato un rottone! Ma lui gli butta un'altra onda sonora! E se la ride, dice, ma che vuoi fare? Ma dove credi andare? Ok, e ora c'è sempre l'uomo TV che è tornato! Dio mio! Ma questo è un police G-Man! Gli butta una spadata nelle televisori! E ora lui riutilizza di nuovo la mossa delle casse! Ma lui in teoria è più forte degli altri! Vediamo cosa fa, si mette le cuffie, ottima scelta, caro! Continua a buttare delle spadate incredibili! E poi gli partono altre spade, gliene arriva una dritta... Oh! Dritta in testa! Proprio senza pietà! Se la ride! Il poliziotto, raga, ci va duro pesante. E infatti, guarda, nonostante lui sia morto, continua a colpirlo con i coltellazzi. Ma da dietro arriva lo Skibidi, non lo so come chiamarlo, Skibidi boh, sega, non saprei, perché c'ha tipo quelle seghe roteanti. Il polizio scaccia il laser, ma lui, oddio, è esploso anche lui. No, è una finta. Utilizza le sue super seghe roteanti per distruggere i laser. Fanno sempre gli stessi versi. Ora, madonna, ma dove è uscito sto razzo? E raga, il police è davvero forte. GG. Però adesso è mezzo distrutto. Se ne arriva uno forte, non c'è speranza per lui. Chi sta arrivando? Oddio, chi stanno partendo i razzi? E quest'altro? Questo mi sa che è tipo un upgrade in Titan G-Man.
che è partita con il bombardamento più totale. Oh, è rimasto in piedi. Come è possibile? Gli rotto addosso e inizia il fight. Lui con le sue super spadate e lui con dei super razzi che provengono annientati dai laser del G-Man Police, che caccia anche lui degli speaker. Ma dove li ha cacciati? Ma non li aveva. Ok, caccia un altro razzo dritto in faccia. Oh, sto Police è fortissimo. Ora ne sta arrivando un altro. Questo qua io non so più come chiamarlo, però sembra essere potentissimo. Mentre quest'altro è proprio uno speaker Titan G-Man. Mi devo togliere le cuffie perché mi sta stonando anche a me con questo suo bombone di audiofonico. Non so, però qui con altre bombe, raga. Oddio mio, ma che cos'è? Un kamikaze, uno scambio di kamikaze. Spara anche una spada dritta in fronte e vince lui. Oddio, qui stanno potenziando il Police G-Man, che dopo essere stato sconfitto adesso sta diventando sempre più potente. Non ha accettato la sconfitta ed è diventato letteralmente assurdo. Voglio vederlo in un fight, chissà se mai lo vedremo. Eccolo, è arrivato. E ora dovrà affrontare ben due G-Man. Non uno, ma due. Ce la farà? Me lo dicono, bro, tranquillo, siamo in due. Però forse è meglio scappare. Ma se ne è scappato solo uno, e quindi diventa un 1v1. Forse in due ce l'avrebbero fatta, ma da solo, pam! Parte subito una spadata e poi tan tan tan, una dopo l'altra. Raga, è potentissimo, è potentissimo. C'è poco da fare. Continua a ruttare, continua a spararlo, ma non c'è proprio speranza. Usa sempre la solita spada che gli distrugge un braccio. Non se l'aspettava, ma gli caccia la mossa di Greco del razzo dal culo. E lì veramente non c'è più scampo. Ti caccia il sorrisone strano. Usa laser, speaker, bombe, di tutto e di più. È impossibile sopravvivere al Police G-Man. È troppo forte, incredibile. Si allontana e questa volta si ritrova, oddio, un G-Man carro armato. E beh, questo forse può effettivamente fare qualcosa. Ok, solito bombone, ma in teoria non si fa niente. È un carro armato, dai, può mai farsi qualcosa. Cos'è? Un tamburo? Ah, è una calamita. Si sta tirando tutti i pezzi di acciaio, cuffie, occhiali. Quindi adesso deve utilizzare le casse. Vediamo se funzionano almeno quelle. Non sembrano fare grande effetto. Razzo al sedere. Boom! Non ci credo. Ha vinto di nuovo. Oh! Chi è che l'ho colpito? Chi è stato? Chi è stato? Perché fa questa faccia? Sembra essere uno per niente stupido. Wow! Un Titan Tifus! Speaker! E raga, lui sì che si ha paura. Tutti hanno paura di lui. È letteralmente enorme. E ora parte una super guerra. Io mi proteggo con la sedia perché qui potrebbero arrivarmi i colpi. Quindi fatemi mettere qua dietro. Oddio! È partito! Mamma mia, ragazzi, razzi su razzi. Aiuto, ne sta arrivando uno anche qua. Bene, siamo protetti. Gli lancia un razzo, razzo contro razzo. E mo? Silenzio. No, raga, non si sono fatti niente. Oh! Cos'è sto braccio metallico? Se l'è preso e l'ho fatto implodere. E poi attacco TV. Si mette giustamente la copertura questo cameraman, che è un attimo in difficoltà. E forse abbiamo trovato qualcuno che ha sconfitto il Police G-Man. Dopo un'ora. Cosa succederà mai dopo un'ora? Il Titan Speaker Man e il Titan Cameraman si ritrovano il Police G-Man morto? Chissà che cosa stanno pensando. Non lo so, non lo so, ma forse adesso entrano anche loro nella guerra? O forse hanno capito che se è morto lui c'è un pericolo veramente grosso in circolazione. Ma è ancora vivo! Ok, è immortale, è letteralmente immortale.
Questo è un esercito di police G-Men che non ha accettato la sconfitta e che ora sembra volersi potenziare sempre di più. Questo è un G-Men soldato contro il G-Men tipo di prima. Ragazzi, in teoria dovrebbe vincere il Mega TV perché è potentissimo. Vediamo. Ok, razzi contro razzi, ma a questo punto i razzi non gli fanno più niente. Addirittura lo schiva un razzo, gli butta degli aerei esplosivi. Ok, ma non si fa nulla lo stesso, non si sa come. Usa di nuovo il suo mega braccio, se lo attira e praticamente lo uccide nello stesso modo dell'altro. Ma sarà morto? Sì, è morto. 0-0-0. Che... ah, sono tre puntini. Ok, non erano 3-0, erano tre puntini. E ora ci sono loro due. Loro due che hanno assistito la scena da lontano e che stanno studiando quel Titan G-Man TV. Lo guardano da lontano per poi attaccarlo quando meno se lo aspetta. Io sono curioso di sapere come lo attaccheranno. Oddio, lì c'è un cameraman. Salve signor cameraman. Oddio, si stanno prendendo i pezzi dal soldato. Non sanno neanche loro che cosa stanno facendo. Ma perché? Cioè vogliono potenziarsi talmente tanto da distruggere quel Super G-Man. Ma adesso si è presentato un G-Man cameraman. È tutto. Oh, è partito un video nella TV? Non capisco cosa gli ha fatto vedere. Forse qualcosa per distrarlo. Torniamo un attimo indietro perché voglio capire. Gli ha buttato tipo un mini skip di addosso che l'ha fatto implodere. Boh, veramente strano, veramente sospetto. Raggi laser dritti nei suoi occhi, che a quanto pare non lo hanno scalfito per niente. Gli atterra un pezzo, lui gli butta il solito ruto. Oh, raga, alla telecinesi! Gli ha ributtato il suo razzo addosso. È incredibile. È incredibile. Eccolo, la mossa dello schema di bomba. Era uno spoiler. E mo? Chi l'ho colpito? Dimmi che sono stati loro. Sì, sono stati loro. Lo Speakerman Titan e il Cameraman Titan. E mo sono fatti tuoi. No, ma non mi dire. È finito così. Ma veramente? No, non ci sono più episodi. Non sono ancora usciti. Ma dai, volevo vedere che cosa facevano. Ma ce ne sono altri, ragazzi. Non sono venite qui le sorprese. Sempre G-Men che combattono con super laser. Ok, in teoria da questi episodi dovrebbe cambiare qualcosa rispetto a quelli di prima. Lo scopriremo tra poco. C'è un G-Man tutto pieno di razzi, ma il cameraman gli fa no no. Perché gli fanno no? Ma non ha senso. Per quale motivo? Oddio! Lui ce lo ricordiamo, ragazzi, lui ce lo ricordiamo. È davvero forte. Gli va un dito medio. No no, ci sono difesi. Oddio, stava uccidendo il cameraman. Maledetto, come gli sei permesso? E questo miraggio della TV. Oddio, un mini escape di maledetto glitch, maledetto slow fast. Che cosa? Boh. Comunque è arrivato e gli ha tagliato il braccio. Godo, tu volevi uccidere il cameraman. Ma ne sta ponendo un altro. Oh, questo qua sembra forte. Ma viene colpito da dietro da dei raggi violacei. Ok. Madonna mia, ragazzi, questo qua mi sembra fin troppo attrezzato. Eh beh, mi sa che c'hai raggi più cazzuti. Meglio se te ne sparisci. Ciao. Oddio, musica shot. Ne appare un altro da lontano. Gli butta una bomba viola. Quando è viola è sempre... oh, la peppina. Cosa c'ha al posto degli occhiali, ragazzi? Sono sì degli occhiali, ma sono un po' strani. Mentre sto raggio laser... boh, non saprei neanche più come definirle queste armi. Sono completamente fuori di testa. Gli dice qualcosa del tipo morirei brutto pezzo di me. E sparisce così. Oddio, mi sa che non è sparito. Ma dove siamo? Ma che cos'è sto posto? È tipo... ah!
questo forse è dentro il G-Man? Che poi ti apre la porta e ti caccia gli schivi di piccolini? Non saprei, perché non ho capito niente. O forse si sono teletrasportati da un'altra parte. Rieccolo! Ma attento alle spalle, amico, perché qua sono tutti un po' infami. Arrivano sempre tutti da dietro e ti vogliono fare l'... Oddio. Questo di Boomer mi ha un attimo ipnotizzato anche a me. E la madonna, scontro triplo! Ok, lui è rimasto ipnotizzato. Lui c'ha gli occhiali, quindi non può farsi assolutamente niente. Ma la TV è crollata. Lui spara i laser viola. E abbiamo capito che quando sono viola è sempre un problema. Ora terra tutto così e finisce. Ora i due si stanno coalizzando contro un altro G-Man. Ma possibile che, cioè, anche tra di loro fanno guerra? Ma che cavolo, questi la guerra ce l'hanno proprio nel sangue. È più forte di loro. Ok. E ora si è fatto dare degli ordini e se ne è scappato via. Mentre lui gli butta un bombone addosso. Beh, nulla di nuovo. Però è rimasto intero, ma spaventato. E infatti se ne va. Guardalo quanto è fiero. Da quest'altra torretta di controllo ci sono un sacco di cameraman e uno speakerman ballerino. E che... Oh, oddio. Questi sono 8 G-Man enormi. E tra poco mi sa che combatteranno contro qualcuno di più grosso. Sono curioso. Ok, chissà che cosa gli sta dicendo. Oh! Oddio! Ma che bocca è? Ragazzi, gli sta prendendo le robe dal cervello. Questo è uno scienziato. È uno scienziato, lo sappiamo tutti che è potente. Ne ha già ucciso uno, due, tre. Ma quelli in meta sono riusciti ad ammazzarlo. Ma ne è arrivato un altro! Da dietro! Mamma mia, raga, è inquietante! E invece in una città buia c'è questo strano schibiti che si aggira. Lui dice: per piacere non mi fare del male, ti prego, ti scongiuro. E niente, non è bastato. Ma proprio senza pudore, cioè lo prende, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Guarda, spero che quest'altro schibidi laser, non so preciso come si chiama, mi sa astro schibidi toilet, possa distruggere questo infame, perché ho ucciso un povero cameraman indifeso. Vai! Sarà esploso? Dimmi di sì. Dimmi che è esploso. Ok, il DJ Skibidi Toilet è mezzo distrutto, ma c'è ancora. Lui arriva da dietro e finalmente lo distrugge. Godo! Godo, per una volta godo. Ok. Ma qui c'è un'altra scena. Attenzione, volano dei razzi verso... è tornato il DJ! Versione natalizia! Natale è passato da un po'. Si prepara con dei super mega raggi clamorosi che sembrano quasi dei bazooka distruttivi a livello 1000. Oddio! Un altro G-Man. E mo? Cioè, combattono tra laser, suoni e adesso stanno diventando anche delle trottole. Mi sta girando la testa, fermi! Oddio! A rallenti cosa succede? Parte il suono, viene scaraventato via. Dai, no, ha vinto lui. Vabbè ragazzi, il video di oggi finisce qui. Abbiamo visto delle guerre clamorose. Qui di là trovate altri due video che potrebbero sicuramente interessarvi. Ciao ragazzi, bye.